Atletico Madrid e Krasnodar per questo girone B, per le gerarchie, per decidere le posizioni, anche se conta fino a un certo punto, perché l'Atletico Madrid è già sicuro del primo posto nel girone B dopo le due vittorie contro Ajax e Manchester United. Krasnodar che invece è già sicuro dell'ultimo posto dopo le sconfitte contro Ajax e Manchester United a sua volta. Atletico Madrid che per questo motivo gioca con le seconde linee, non si vede il capocannoniere in campo nemmeno un minuto, e cioè Morcillo Fernandez, che ha quota 5 gol in questo torneo. Si vede però Franco Ruiz che segna al 20° del primo tempo il gol del vantaggio, sbucando in mezzo alla difesa del Krasnodar, e segna il gol dell'1-0 per l'Atletico, che consolida così il primo posto in classifica raggiungendo il punteggio pieno, 3 vittorie su 3 per la squadra sicuramente tra le più favorite di questo torneo, insieme a Benfica, Roma sicuramente su tutte, anche lo stesso Ajax ovviamente, anche se arriverà secondo in questo girone, sconfitto proprio dall'Atletico. Un primo tempo dunque che si chiude sull'1-0 per l'Atletico Madrid, che poi trova anche il 2-0 al 10° minuto grazie a Marcos Zamorano de Vega, che segna il gol del 2-0 in una partita che comunque l'Atletico Madrid ha avuto sempre sotto controllo, anche se il Krasnodar è stato piuttosto sfortunato, ha avuto qualche occasione, questa ad esempio con Biryukov e la grande risposta di Utrero Labrador, poi un'altra chance però l'ha avuta anche González con questo destro che va a colpire la traversa, destro a giro di Adrián Riquelme González, e poi la punizione dello stesso Riquelme González che Scheremet manda in calcio d'angolo con una bella parata nel finale, poi palo anche per il Krasnodar con il capitano Glovatsky. Qui Utrero Labrador non è perfetto nell'andare sulla traiettoria, pallone che per sua fortuna sbatte contro il palo e allora non subisce gol, vince l'Atletico Madrid 2-0.